mente l'intervento del professor Massaccesi, che notò subito una disarmonia tra... Grazie a quella mostra! Esatto, grazie a quella mostra, tra l'ingresso che era previsto all'ingresso principale dove c'è la biglietteria e l'uscita che era prevista qui, si è andata, diciamo così, a inserire in questo percorso anche quello che è stato istituzionalizzato di collaborazione tra il cittadino o un ente privato e la pubblica amministrazione per intervenire nel restauro, nella manutenzione di beni pubblici. Qui siamo un po' borderline, un po' immagini, perché questo a tutti gli effetti non è un bene pubblico, perché è un bene di un edificio di cui siamo condomini, noi cittadini di Iesi e la famiglia Tesei, ma ben venga quindi ancora maggiore merito a chi, nonostante non ci fosse questa stretta proprietà pubblica, ha pensato di intervenire per recuperare al suo valore estetico, oltre che funzionale, il portone di uno dei palazzi più belli della città. L'occasione è stata offerta proprio da una mostra di uno dei nostri maggiori pittori in Italia e al mondo, il che vuol dire che, come dire, iniziativa comporta iniziativa, iniziativa apre altre iniziative. Un modestissimo restauro, nell'insieme del tutto, vero, dà valore a chi in qualche modo, vero, lo opera, lo porta avanti, e soprattutto alla città e all'amministrazione. Io devo dire soltanto questo, che mi sono voluto togliere la curiosità di andare a Urbino per vedere da vicino il laboratorio, non c'è, per controllare il lavoro, ci vorrebbe, non ne capisco assolutamente niente, ma per vedere da vicino il laboratorio. Vedete queste due parti, io le ho trovate, appoggiate, allungate in un tavolo, in due tavoli immensi, in una sala enorme, e mi aspettavo che fossero in diversi a lavorare. A lavorare era soltanto Maurizio. Il quale Maurizio? Perché io nelle mie curiosità ho chiesto diverse cose. Il quale Maurizio da 14 anni era andato, come si diceva una volta, a bottega, da competenti. Gradualmente si è migliorato, è andato in autonomia e oggi lui è riconosciuto tra i migliori della zona, non perché ha realizzato dei corsi, oggi sono d'obbligo determinati corsi, determinate licenze, studi, eccetera. Lui ha avuto l'autorizzazione formale completa soltanto in omaggio alla sua alle sue capacità che la gormetta è acquisita nel tempo. Seconda cosa che non aspettavo: non si dedica soltanto al recupero, diciamo così, lineo, ma qualche volta lui fa anche il settore della pittura e quello della scultura, non farà, credo, opere di primo livello, cioè, ma avere, vero, queste capacità vuol dire, ecco, e ritorno ai motivi di fondo, vuol dire che l'uomo si è impegnato molto, se è vero che è vero, che ha fatto quella relazione preliminare che io ho potuto leggere attentamente, della quale ho capito certamente non tutto, perché c'erano dei termini assolutamente tecnici legati al settore, inoltrata alla sovrintendenza, che si è tenuto due mesi, però effettivamente ha dato la netta impressione della persona capace e competente.